E ieri il Consiglio regionale lombardo ha approvato il piano regionale di sviluppo. Allora, ecco i dettagli nella conferenza stampa di questa mattina del presidente Roberto Maroni. Il programma regionale di sviluppo è complesso, pieno di azioni. Ho voluto riassumere qui quelle che intendo realizzare nel 2013 e l'obiettivo conclusivo nel 2018, premettendo quelli che sono gli obiettivi strategici che ho in mente di conseguire, e cioè attuando il programma regionale di sviluppo, il sostegno alle imprese e la riduzione della pressione fiscale complessivamente attraverso varie misure che poi saranno attuate nel corso della legislatura a partire dal 2013. L'istituzione della macroregione del nord e l'attribuzione alla macroregione ai territori di almeno 75% del gettito fiscale, l'Expo 2015 e il post-Expo, intendendo per post-Expo quello che succederà una volta finito l'Expo e che dovrà avere ricadute positive sul territorio lombardo per negli anni successivi, non solo nei mesi successivi. E non mi riferisco solo all'area Expo dove dovremo e stiamo studiando la destinazione, ma mi riferisco a tutta la regione Lombardia. Termini post-Expo in termini di ricadute positive per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda il coinvolgimento delle imprese e i rapporti che le imprese possono avere, stabilire nell'ambito internazionale, e la valorizzazione del territorio. Per questo, entro la fine del mese di luglio, sarà costituita una società con la presenza di Regione Lombardia, Camera di Commercio e società Expo, proprio per la valorizzazione degli aspetti turistici conseguenti a Expo. Questi sono gli obiettivi strategici, la strategia di fondo che sostiene e che ha ispirato l'azione di governo della Regione Lombardia, sia nelle cose che abbiamo fatto nei primi 100 giorni, sia nella definizione del programma regionale di sviluppo. Il sostegno alle imprese e la riduzione della pressione fiscale avrà un primo no, perché ne abbiamo già fatti nei primi 100 giorni, ma il prossimo importante appuntamento venerdì alla presenza delle parti sociali per la definizione di un accordo che appunto sarà sottoscritto e presentato venerdì, fra due giorni. La macroregione e l'attribuzione del 75% del gettito è un punto previsto non solo nel programma regionale di sviluppo, ma nell'accordo politico tra Lega e PDL, che nell'accordo anche per le elezioni politiche, non solo per le elezioni regionali della Lombardia. Quindi è il progetto strategico ed è il cambiamento degli assetti istituzionali dello Stato italiano. Non è solo una questione che riguarda la regione Lombardia, riguarda il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa. Abbiamo quattro aree, come sapete, nel programma regionale di sviluppo. La prima è l'area istituzionale. Nell'area istituzionale, come ho detto, la macroregione, nel 2013 ci sarà, parlo solo del 2013 perché poi il resto è come conseguenza, ci sarà l'avvio della collaborazione con le altre regioni del nord attraverso intese su specifiche tematiche e del confronto con il governo in tema di federalismo differenziato. Voglio ridurre i tempi di pagamento alle imprese da 60 a 30 giorni, arrivando a 60 per il comparto sanitario, che è quello che spende di più. La lotta alla burocrazia con questo gruppo di lavoro che abbiamo messo in piedi sulla burocrazia zero, in particolare nell'area di confine con il Canton Ticino. Nell'area economica, revisione della legge regionale sullo sviluppo, la numero 1 del 2007, riguarda cluster, ricerca e sviluppo.
Vogliamo iniziare nel 2013 la definizione di un programma integrato di intervento a sostegno dello start-up di nuove imprese, in particolare per i giovani, in particolare nel settore agricolo. Accordi congiunti di promozione turistica sia in funzione Expo sia in generale per la valorizzazione dei territori. E infine le nuove modalità autorizzative per il commercio a seguito anche dell'approvazione della legge sulla moratoria dei grandi centri commerciali. Questo equilibrio non deve penalizzare né gli uni né gli altri, ma deve arricchire l'offerta a favore dei cittadini, ma consentire anche alle piccole imprese di sopravvivere, alle piccole imprese commerciali di sopravvivere, cosa oggi resa ancora più difficile dal prospettato aumento dell'IVA che ci sarà, perché mi pare che il governo non abbia nessuna intenzione, l'ha confermato anche il ministro Saccomanni questa mattina, di abolire l'aumento dell'IVA, e questo sarà un colpo durissimo per l'economia delle piccole aziende commerciali, e con il rischio di chiusura di migliaia di queste piccole aziende. Noi siamo invece dell'idea che debbano essere sostenute, che debba essere bloccato l'aumento dell'IVA, che debba essere bloccato l'aumento dell'IMU, cancellata l'IMU, tutte cose che questo governo, che mi pare oggi abbia, sia sull'orlo vero della crisi, tra poche ore sapremo se ci sarà ancora oppure no, non è in grado di fare. Noi invece vogliamo farlo, sostituendoci anche in questo all'inerzia del governo nell'ambito delle nostre competenze. Penultima, l'area sociale. Vogliamo sviluppare a partire dai prossimi mesi la legge regionale per costituire un fondo regionale per il sostegno delle famiglie. L'abbiamo istituito, lo vogliamo finanziare adeguatamente per arrivare alla piena attuazione del fattore famiglia lombardo, un'altra delle eccellenze della Lombardia, un nuovo programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica con la riforma delle ALEA, avvio della riforma della sanità con l'obiettivo dell'azzeramento dei ticket sanitari entro la legislatura. Infine le altre misure, la dote lavoro unica per il reimpiego e l'anticipo sulla cassa integrazione in deroga, altra cosa che abbiamo già fatto e che sarà continuata nell'autunno, sempre che il governo si decida a mettere a disposizione le risorse necessarie. Infine l'area territoriale, intendiamo nel 2013 approvare il piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, procedere all'acquisto di nuovi treni e all'emissione di titoli di viaggio integrati, arrivare all'apertura del primo tratto della pedemontana e avviare il percorso di revisione del piano territoriale regionale e della legge sul consumo del suolo.